Buonasera a tutti gli amici di Assist Sportivo, benvenuti dal Pala di Leo. Oggi si è appena terminata la partita di pallavolo Serie C femminile tra Libera Virtus Volley Cerignola e Leonessa Altamura. Abbiamo qui il piacere di parlare con il mister Marchisio. Buonasera mister. Buonasera. Si era già pronosticata una partita alquanto difficile, che comunque è una squadra molto giovane. Cosa ne pensa? Beh, stasera noi affrontavamo una delle candidate al primo posto nel girone. Il nostro discorso è un discorso diverso. Noi abbiamo una compagine composta per la maggior parte di ragazze nate nel 98 e l'obiettivo nostro è quello di farle crescere, di farle migliorare, di farle confrontare con realtà, con ragazze che hanno un'esperienza diversa rispetto alla loro. Io speravo in qualcosa di più da parte delle mie, dall'altra parte ho visto la squadra che invece mi aspettavo, perché insomma una squadra che difende bene, tutte attaccano bene, sono ragazze esperte, hanno un bel gioco, complimenti al coach Drago che le sta allenando molto bene. Per la prossima partita contro il Real Ortanova, quanto è importante adesso la concentrazione in questa settimana affinché da poter disputare una partita in casa all'altezza? Il lavoro mio purtroppo non è un lavoro settimanale, noi lavoriamo a largo raggio, cioè noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato di Serie D dove il girone di andata eravamo settimi. Il giorno di ritorno per un punto non siamo arrivati primi, abbiamo fatto i playoff e siamo riusciti a vincerli. I problemi, le carenze delle mie ragazze sono naturali, visto l'età, e la risoluzione di questi problemi richiede un po' di tempo, non una settimana magari. Noi cercheremo di settimana in settimana di crescere, sperando che nel girone di ritorno possiamo offrire delle prestazioni migliori rispetto a quelle che stiamo riuscendo a offrire al momento. Abbiamo delle buone potenzialità, però non riusciamo a tenere un alto livello per tanto tempo. Facciamo 3-4 scambi buoni, però magari poi facciamo altre 3-4 dove facciamo degli errori troppo stupidi per questa categoria. E dobbiamo quindi lavorare, ma tanto. Va bene, grazie mister, in bocca al lupo. Amici di Assist Sportivo, adesso abbiamo il piacere di parlare con mister Drago. Mister Drago, buonasera, è appena terminata la partita, una squadra molto giovane, quanto è importante in queste occasioni mantenere la concentrazione giusta? Mantenere la concentrazione giusta è sempre importante con tutte le squadre, a maggior ragione quando di fronte hai ragazzine che non hanno nulla da perdere, ci tengono a fare bella figura e possono salire in un qualsiasi momento della partita. Sta a noi cercare di essere costanti, imprimendo il nostro ritmo di gioco, perché abbiamo un attacco che è veramente di livello. Quindi sono soddisfatto abbastanza di come è andata la partita stasera, abbiamo avuto una buona gestione di gioco, una buona gestione della battuta e un buon presupposto per cercare di migliorare e andare avanti chiaramente con gli allenamenti in palestra. E per la prossima partita Biceglie è una squadra altrettanto giovane, quindi questa settimana è abbastanza importante, anche sulla base di quanto detto, una maggiore concentrazione. Certo, noi andremo a giocare a Biceglie. Biceglie è sempre stato un campo molto particolare, è una palestra molto grande, dispersiva, però insomma noi abbiamo fatto un amichevole col Biceglie, non c'è molta qualità dall'altra parte, però ci sono sempre delle ragazzine che in qualsiasi momento della partita possono diventare agguerrite. Noi dobbiamo continuare, ripeto, con il lavoro molto attento in palestra, soprattutto in seconda linea. Ora abbiamo il piacere di parlare con Mina Annese. Mina, è una partita giocata contro delle ragazze molto giovani, grazie alla tua esperienza e anche delle altre tue compagne, la partita è stata vinta. Sì, l'abbiamo vinta grazie al gruppo, sicuramente dobbiamo ancora crescere e migliorare, però abbiamo tutto il tempo per farlo, è solo la seconda di campionato e stiamo lavorando bene, quindi sono molto fiduciosa per questo. La prossima partita sarà contro il Biceglie, una squadra altrettanto giovane. Come pensate di preparare questa partita? Sicuramente lavoreremo molto su di noi, perché il risultato dipende molto da quello che noi facciamo. Sappiamo che siamo una delle squadre da battere e sappiamo che per vincere dobbiamo metterci al pari delle altre e lavorare contro chiunque bene. Quindi prima pensiamo a lavorare bene su noi stesse e poi agli avversari.
Ok, grazie a Milanese, un saluto da Assise Sportivo, Luciano Lattaruolo, è tutto.